Ecco a voi la città di punto e virgola. Nella città di punto e virgola tutto è ampio. Intorno ad ogni palazzo c'era un giardino immenso e le strade erano le più larghe del mondo. Per questa ragione la città era ricca di panchine per potersi riposare ogni tanto. In ogni casa i soffitti erano tutti verdi e se qualcuno domandava perché, tutti davano la stessa risposta. Il verde riposa! Le donne di punto e virgola erano alquanto bizzarre. Ogni 100 passi percorsi con i loro tacchi a spillo, indossavano le ciabatte per 5 minuti. E se qualcuno faceva notare loro questo strano comportamento, rispondevano: il cammino è molto lungo, bisogna riposare. Proprio come una frase lunga in cui ci sta a pennello un punto e virgola. Un bel respiro. Anche gli uomini avevano modi bizzarri. Uscivano di casa con una tenda da campeggio per poter dormire 5 minuti durante la lunga giornata lavorativa. Le parole più usate nella città di punto e virgola erano pausa, relax e riposo. Il nostro viaggio immaginario nella città di punto e virgola finisce qui. Per tutte le altre città prepareremo un riassunto fotografico.